Dottor Wisp, la trasmissione che più che una trasmissione è un servizio, un altro dei servizi che la Wisp Abruzzo e Molise mette a disposizione di tutti, degli atleti, dei non atleti, di coloro che faranno eh, attività sportiva. E questa sera parleremo con il nostro dottor Wisp, che è il dottor Carlo De Luca, che io ringrazio e saluto, il direttore Buonasera. di Fisioter a San Salvo, ma ovviamente un consulente presso eh, Omnibus Salute, che è il partner di Dottor Wisp 2018. Con il dottore, questa sera parleremo di uno dei fastidi forse più conosciuti, eh, non so se il più diffuso, che sono le vertigini, dottore. Sì, le vertigini sono una delle principali cause che porta il paziente dal medico. Possono essere subdole o violente. Sono innanzitutto una sensazione di instabilità dell'individuo, sia se sta fermo, sia mentre deambola, mentre cammina. E possono essere violente oppure diciamo più tranquille, più per, insidiose. Per cui abbiamo in pratica più tipologie di vertigini, in Sì, pratica. sì. Abbiamo le vertigini periferiche, cioè quelle che dipendono prevalentemente dal labirinto che sono le vertigini di solito acute, cioè improvvise, come dicevo prima, violente, rotatorie, nel senso che gira tutto ciò che ci sta intorno, come se fossimo su una giostra, e questo porta a uno stato di malessere acuto, immediato, improvviso, con sudorazione. Quindi diciamo che la vertigine non è semplicemente un fastidio, ma per quelle persone che ne soffrono può essere veramente un momento di disagio. È invalidante, è invalidante. Le persone che hanno questi problemi non escono più di casa. Casa. Hanno paura anche ad andare in bagno per paura di cadere, soprattutto gli anziani. Ma quali sono le cause che possono determinare una simile difficoltà? Allora, le cause possono essere innanzitutto dei problemi all'orecchio, quindi delle cause di tipo labirintico o comunque dell'orecchio perché come vedremo in seguito è un organo fondamentale per il mantenimento dell'equilibrio. Poi ci sono le cause centrali che appunto sono responsabili delle vertigini di tipo centrale più subdole, più tranquille, più sopportabili, diciamo, che sono problemi di circolazione o comunque dei, delle malattie metaboliche. Perché come, come dicevamo si chiamano vertigini, ma in realtà interessano un vero e proprio sistema dell'equilibrio sì, il sistema dell'equilibrio è un qualcosa di veramente complicato nel che senso vediamo proprio interessa praticamente tutto il nostro corpo esatto, esatto come possiamo vedere è complicata un po' questa immagine ma dobbiamo andare a porre l'attenzione sull'occhio su quella struttura centrale che sembra un ricamo che è il labirinto con la chiocciola e la struttura che è in basso che sono i muscoli Praticamente a partire dai muscoli ci sono le afferenze che vengono definite proprio cettive, cioè sono dei sensori di pressione in un certo senso, che sono quelli che poi si trovano abbondantemente a livello cervicale e ci fanno avere quei cosiddetti sbandamenti da vertigine cervicale. Queste eh, sensazioni di pressione che partono dalla pianta dei piedi attraverso le nostre articolazioni salgono sul midollo fino ad arrivare nelle aree centrali lì dove c'è quella interconnessione e si integrano queste eh, afferenze proprio con quelle del labirinto e, e con quelle della fissazione dell'occhio. Qui vengono elaborate, ci sono proprio dei veri e propri relais, si chiamano nuclei vestibolari. Queste afferenze vengono elaborate e coordinate tra loro. Passano per il cervelletto dove vengono ulteriormente elaborate e quindi vengono inviate nelle aree centrali. In questa maniera noi riusciamo a capire la nostra percezione del corpo nello spazio anche ad occhi chiusi e eh, un'alterazione che si trova a uno qualsiasi di questi livelli o anche a livello centrale. Ci dà delle vertigini. Abbiamo visto un sistema molto molto strutturato e complesso che da quello che abbiamo potuto vedere ruota attorno diciamo all'elemento principale il labirinto. Il labirinto fondamentale, l'organo dell'equilibrio per eccellenza è il labirinto. In questa slide è un po'. Uh, cercherò di farvela capire meglio, il labirinto è quella struttura grigia che si trova all'interno dell'orecchio dove ci sono tre canali che sono posti secondo i tre assi cartesiani dello spazio, dove c'è un liquido che per esempio il canale orizzontale che è messo così, se noi facciamo in questa maniera funziona questo canale, se noi facciamo in questa maniera funziona quest'altro canale che è il verticale, se facciamo così funziona il posteriore e questi canali sono responsabili delle accelerazioni angolari, ma poi c'è una zona un po' più slargata dove ci sono i cosiddetti otoliti, otoliti da eh, otos che significa praticamente sassolini, chiamiamoli così dei cristalli, sì. che invece premono su, e qui vediamo in basso a destra questa immagine, premono su delle cellule e ci danno la sensazione della staticità e delle accelerazioni lineari. Insomma potremmo dire che... In base a quello che stiamo vedendo l'equilibrio nasce dalla pianta dei piedi e poi si va a conformare proprio all'interno dell'orecchio. Viene integrato dalle, dalle, dai messaggi dell'orecchio con quelli anche visivi che danno la fissazione e quindi danno un riferimento. Sappiamo tutti che se stiamo ad occhi chiusi tendiamo certo. a sbandare e vengono poi inviate sempre, sempre al cervello. Dottore, qual è la tipologia di vertigine più frequente? La più frequente per quanto riguarda soprattutto l'otorino laringoiata, ma comunque sia anche a livello di statistica generica, è la vertigine posizionale. Si chiama vertigine posizionale perché viene scatenata quando il paziente assuma... Una posizione ed è sempre piuttosto violenta, mette paura, cioè il paziente veramente eh, si sente male e si scatena soprattutto nel letto. Ah, ecco, perché la mia è tipicamente domanda... notturna. Quindi è tipicamente notturna. Il quindi... paziente viene e dice: Dottore, questa notte mi sono girato nel letto, pensavo di morire perché sprofondavo in un pozzo. Addirittura, quindi pur stando sdraiati si Fermi. ha la sensazione di, di sprofondare. È una sensazione veramente molto molto spiacevole. Ma eh, ecco do le, do le domande a questo punto sono due: da che cosa si origina la vertigine e soprattutto se c'è la possibilità di curarle. Allora, eh, se vediamo il contributo video che ho portato, eh, lì si può vedere una manovra. Dove si va a stimolare uno dei canali semicircolari che io ho descritto prima, ehm, perché in questo caso quei sassolini cambiano posto e vanno a finire in uno di questi canali e quindi rotano all'interno del canale e eh, assumendo quella posizione c'è la stimolazione della della cupola, cioè di una struttura che si trova all'interno di questo canale e parte il nistagmo, che possiamo vedere nel video prossimo dove si vede l'occhio che si muove che è questo qui, che vedete come l'occhio si muove ci dà un'indicazione che in questo momento quel paziente sta avendo un fortissimo giramento di testa quindi questo occhio che si muove in effetti è un riflesso incondizionato e non, non è è un, è un riflesso che parte dalla quella interconnessione che dicevo prima tra l'occhio e il labirinto, cioè l'otorino e la ringoiatra. Avete visto che l'immagine era in bianco e nero. Utilizza una maschera a, con una telecamera a raggi infrarossi perché deve togliere i riferimenti visivi e così il paziente è al buio non ha la fissazione, quindi non blocca l'occhio, guardando pure... il movimento oculare capisce la situazione del labirinto. E capisce in quale canale del labirinto, ne abbiamo sei, tre a destra e tre a sinistra, è il problema. E quindi va a, a, a implementare quella manovra che abbiamo vista, che esatto. mi sembra anche abbastanza impegnativa per il paziente. Anche per il medico, perché <ride> se capita una persona che sovrappeso non è semplice seguirla. O soprattutto se capita un anziano che è un osso Osteoporosi, scusate, può uh, avere anche una frattura patologica delle coste, per esempio. Certo. La cosa bellissima è che il paziente arriva che sta malissimo, fai la manovra, vedi dove è il problema, liberi, si chiama manovra liberatoria, liberi il paziente dalla vertigine, esce con i propri piedi che sta benissimo. Quindi la domanda che facevo prima si può risolvere: si la risolve in due minuti. Ma se la, invece la vertigine non si risolve in questo modo, vuol dire che non è posizionale oppure dobbiamo, fare, dobbiamo ricorrere a delle alternative? Esatto, allora prima di tutto si valuta se è posizionale. Una volta che nell'anamnesi vediamo che non è posizionale e nelle manovre non c'è questa vertigine posizionale, si fanno delle ulteriori indagini. Innanzitutto si fa la stabilometria, che è questo esame che possiamo vedere, dove il paziente viene messo su questa pedana. Come vedete scalzo, quindi qui si prendono tutte le afferenze proprio che dicevo prima. Il PC analizza tutti e tre i sistemi dell'equilibrio: quindi visivo, il somatosensoriale, cioè quello della pianta dei piedi, e il labirintico. E eh, elabora i dati e alla fine, come possiamo vedere dopo, a destra vedete c'è un grafichetto con un, mm, delle, degli, degli histogrammi verdi e uno rosso sì. ti dice dov'è il problema. A volte per esempio eh, il paziente ha un problema visivo, quindi ha un disturbo della, della visione e sbanda, qui parliamo di vertigini però non violente, sbanda perché ha un disturbo della fissazione e quindi basta correggere eh, con un paio di occhiali la visione e il paziente non ha più le vertigini. Quindi laddove non è un, una vertigine posizionale questo tipo di esame ci consente di capire da dove deriva questo, questo problema e quindi come intervenire. Esatto, questo esame ci aiuta perché non è solo questo, bisogna sempre fare comunque un esame audiometrico perché a volte, per esempio, se la vertigine è associata anche a una diminuzione dell'udito e anche a degli acufeni, eh, cioè a dei fischi e ronzii auricolari, è, ehm, si può pensare a una malattia di Meniere, che è un'altra causa molto frequente di vertigine. In questo caso, cioè se la, la vertigine non è posizionale, possiamo comunque pensare di guarire? Dipende sempre dalla diagnosi, sì, ci sono per esempio la malattia di Meniere che si cura, non si guarisce dalla malattia di Meniere, però si cura abbastanza bene. Ci può essere per esempio una neurite vestibolare, cioè un'infiammazione del nervo vestibolare, che è quello dell'equilibrio, che dura 10, 15, 20 giorni e poi si guarisce. Nel caso in cui non si guarisce definitivamente, eh, diciamo, la qualità della vita è compromessa e quindi si ripresenta anche periodicamente oppure le cure consentono di, eh, di ammutolire il difetto? Ma nel caso delle vertigini quasi sempre il, il disturbo si riesce a curare. Parliamo di cura, non di guarigione, perché per esempio chi la malattia di Meniere si cura, sta bene tutta la vita, però periodicamente può avere delle recidive, di nuovo delle vertigini, così come per esempio se uno ha una neuronite e ha un'infiammazione dei neuroni centrali, in 15 giorni guarisce. Se poi dopo ci sono le vertigini anche centrali, cioè i tumori cerebrali, le ischemie e cose di questo tipo, là la diagnosi è più Vabbè, complessa. Poi Parliamo... diciamo che si complica decisamente il discorso sì. e quindi ci vorrebbero altre puntate per poterlo spiegare, però quello che volevo capire, è sì, laddove la vertigine non è posizionale, per cui si può verificare anche stando in piedi e camminando. E può portare addirittura a cadere rovinosamente oppure è una sensazione che si riesce a gestire? Ah no, accadere rovinosamente è solo se c'è un problema vascolare nell'anziano. Nell'adulto giovane difficilmente, si ha uno sbandamento ma ci si riprende, può essere quasi sempre di tipo, di tipo cervicale ci può essere un'anemia, per esempio, che è spesso è sottovalutata, ma sono disturbi questi che si riescono, diciamo, con una buona indagine anamnestica e un po' di accertamenti ad inquadrare quasi sempre e fare delle terapie mirate e il paziente recupera benissimo. Un paziente che ha il problema in atto, quindi che soffre di vertigini, e, eh, può fare, ossia possiamo consigliare di fare o continuare l'attività sportiva? O è un difetto che dovrebbe abbandonare momentaneamente l'attività sportiva? Beh, dipende dall'attività sportiva, se fa free climbing sicuramente no, <ride> ma se va a correre. E non ha problemi, può tranquillamente gioca fare a calcio, attività, noi, gioca esatto, a calcio. Ci rivolgiamo sì. un po' a. Tutti sì, sì, sì. Diciamo di che sport. laddove l'attività sportiva non è pericolosa, cioè motociclismo no, laddove non ci sono pericoli importanti, un po' di vertigine. Anzi, facendo l'attività sportiva c'è una riabilitazione della vertigine, quindi si fanno più. Di solito più ci si muove meno si ha vertigine perché l'organo dell'equilibrio si adatta. E potrebbe essere lo sport e quindi la pratica eh, fisica un modo per sbloccare o comunque per risolvere la vertigine o per evitare praticamente quel tipo di manovre così impegnative? Indubbiamente la vertigine quando è cronica va sempre stimolata. Io non dico mai al paziente di stare fermo, ma dico sempre di alzarsi, camminare e fare attività fisica, al di là del fatto che l'attività la, fisica fa sempre bene. Ma il paziente vertiginoso cronico si deve muovere, anzi, si deve muovere sulle superfici poco stabili, tipo la sabbia, tipo eh, diciamo, più il cammino è complicato, meglio sta. Mi fa piacere che l'abbia detto espressamente il dottor De Luca che non è di parte, cioè che lo sport fa bene, va, fa, va fatto e va fatto sempre, è il consiglio che io personalmente non posso che dare anche a nome della Wisp e con questo concludo ringraziando il dottore per il prezioso contributo, saluto i nostri telespettatori, auguro buono sport a coloro che sono sportivi e do appuntamento alla prossima puntata.